Buonasera, ben ritrovati nel salotto dell'Hotel Solemar con la rubrica dell'amico Aldo Presutti. Come avevamo preannunciato, questa è una rubrica che da questa settimana avrà due novità salienti. Innanzitutto la collocazione del giorno, non più di venerdì, ma già andiamo in onda di martedì sera. L'altra novità è che avremo un salotto che si moltiplica perché avremo diversi ospiti. Aldo, allora buonasera. Buonasera. Questa volta abbiamo aperto le porte agli amici che vorranno raccontarci la loro esperienza. Il primo è il dottor Apa, che abbiamo qui pazientemente riunito insieme a noi. Buonasera, il dottor Ortensio Apa, giornalista, scrittore, turista soprattutto. Da dove viene lei? Allora, io sono originario di Napoli, però vivo a Sanremo. Quindi gira un po' l'Italia. Giro in effetti non solo l'Italia ma 30 paesi del mondo, in quanto mi occupo di turismo a livello internazionale con clientela anglofona, francofona e ispanica da oltre 25 anni con i più grandi tour operators nel settore dei viaggi guidati. Aldo, che cosa ti ha colpito dalle cose che ti ha detto questo signore che poi hai voluto averlo qui davanti alla telecamera? Allora, il dottor Ortensio mi ha chiamato ieri per raccontarmi un po' delle avventure che le sono capitate durante questo suo rientro, ritorno sull'isola di Ischia, da vecchio frequentatore dell'isola di Ischia. E ho detto a lui, anche perché lui diciamo, mi ha conosciuto un po' dalle varie interviste che abbiamo fatto, della rubrica e quant'altro, e allora ho detto vabbè, venga a parlare da vicino, io domani ho anche una rubrica e mi farebbe piacere che magari lei possa comunicare non solo a me ma al nostro pubblico quello che le è accaduto durante questo soggiorno sull'isola di Ischia. E allora andiamo al racconto, innanzitutto la visione di una persona che viene da fuori, come la vede questa nostra isola, come l'ha vista, come l'ha trovata e quali sono allora i punti critici che andrebbero livellati, modificati, sempre per un migliore sviluppo del nostro territorio. Allora, innanzitutto io ci terrei a precisare che sono un figlio dell'isola di Ischia, in quanto i miei genitori si sono conosciuti a Casamicciola. Io la prima volta che sono venuto ad Ischia avevo solo 40 giorni e fino ai 18 anni sono venuto per ogni anno minimo 2 mesi. Sono mancato poi per oltre 20 anni ed ho continuato a sognare Ischia durante questi 20 anni quasi ogni notte, perché è un'isola che io amo e che ritengo la più bella del mondo. Il problema però purtroppo è che un po' come tutto il resto del sud Italia, non vorrei offendere nessuno perché ci sono delle persone straordinarie, dei carissimi amici, è un paradiso abitato da troppi diavoli, come diceva Alphonse de Lamartine. Quindi bisogna andare a scavare questi diavoletti e convertirli praticamente. Certo, e questa è la speranza, convertire i diavoletti, perché purtroppo i diavoletti allontanano il turismo, soprattutto il turismo di qualità, il turismo internazionale, il turismo che porta i soldini realmente e che poi mantiene l'economia dell'isola stabile. I problemi sono legati soprattutto ai servizi. Quando parliamo di servizi parliamo innanzitutto di servizi pubblici. Allora, io ritengo che sull'isola di Ischia ci sono troppe macchie, troppe auto che arrivano dalla terraferma e ciò rallenta naturalmente la circolazione. Chi desidera venire sull'isola di Ischia, secondo me dovrebbe essere messo in condizioni di utilizzare i mezzi pubblici e di utilizzarli al massimo. Ciò che propongo innanzitutto è un servizio di taxi collettivo che possa fare da supporto ai mezzi pubblici esistenti, che purtroppo sono in una situazione direi catastrofica, perché sono super affollati, attese estenuanti, spesse volentieri con il caldo sotto al sole, ma la cosa peggiore è che ci sono autisti molto maleducati, ce ne sono tanti che sono bravissimi, gentili, ci tengo a precisare, ma ce ne sono altri che sono maleducati, arroganti, minacciosi, così come un po' in tutte le attività dell'isola, e questo veramente è qualcosa di gravissimo perché distrugge l'economia isolana. Aldo, a questo punto sfonda una porta aperta, bisognerebbe riconvertire tutti gli ischitani appena da piccoli, andare a scuola di quale bon ton, quale tipo di turismo e quale tipo di accoglienza poter fare nei confronti di questi signori che vengono qui e ci danno il pane quotidiano in effetti. Ma sicuramente oggi l'ischitano risolve in due parole il problema di Ischia: la colpa è dell'albergatore
che ha portato il turismo di basso livello e è andato a svendere l'isola di Ischia. Allora io su questo punto vorrei proprio fermarmi un attimo e dire che questi albergatori, che per il mio punto di vista sbagliano comunque, ma sono arrivato a questa emergenza, chiamiamolo così, dei prezzi bassi, proprio perché ci sono troppe cose che a Ischia non funzionano e, come lo sta dicendo questo amico ospite dell'isola di Ischia, allontanano il turista buono, il turista che possa portare soldi e dare quell'economia che ha bisogno tutto l'indotto turistico isolano. Allora il problema non è l'albergatore, è il problema proprio che forse, come dice il dottor Ortensio, che noi non siamo più sufficientemente ospitali e i nostri servizi sono carenti. E dunque, dopo le denunce, passiamo alle proposte. Lei diceva ha girato il mondo, oltre che tutta l'Italia. Quali possono essere i correttivi, le prime cose, l'ABC, per migliorare, per invertire questa tendenza negativa? Allora, per invertire la tendenza negativa io credo che innanzitutto bisognerebbe cercare di trattare il personale. Allora, innanzitutto vorrei fare una differenza tra strutture e strutture, perché è vero che ci sono delle strutture all inclusive che svendono i loro servizi e spesso e volentieri lo fanno, secondo, a mio parere, penalizzando tantissimo il personale. Ciò poi si riflette nel modo in cui il personale tratta i clienti, gli ospiti, ma ci sono anche altre strutture nelle quali veramente l'ospite è super coccolato, quindi non è una tendenza comune. Sicuramente la proposta è quella di non svendere l'isola, cercare semmai di fare dei sacrifici all'inizio, perdendoci anche economicamente un po', però per un investimento mirato sicuramente al futuro, perché perdendo in un determinato periodo poi automaticamente, ed acquisendo contemporaneamente qualità, automaticamente aumenterà la richiesta da parte di un turismo di a livello internazionale, di un turismo facoltoso, un po' come c'è a Capri. Un altro problema dell'isola di Ischia è la mancanza di promozione. Infatti molti miei, io ho sempre parlato benissimo di Ischia a tutti i clienti che ho portato in giro per il mondo, e stiamo parlando di circa 25.000 turisti di lingua inglese, francese e spagnola, ma molti mi hanno detto sì, ma noi Ischia non la conosciamo, perché nelle fiere turistiche fondamentalmente anche all'estero non abbiamo mai trovato materiale sufficiente che possa illustrarci, che possa invitarci sull'isola. Ecco, allora sicuramente la pubblicità è l'anima del commercio, ma la pubblicità poi deve essere naturalmente accompagnata dai servizi. Molti, non dico tutti, ma molti ischitani secondo me dovrebbero seguire dei corsi per imparare a gestire le pubbliche relazioni e di educazione civica. Presutti, non per polemizzare, ma quante volte sentiamo i nostri amministratori che vanno alle fiere a Berlino, a Milano, a Mosca, a Vienna, alla fine se questi sono i risultati, cioè ancora la totale o comunque per la gran parte delle persone l'assenza dell'isola di Ischia alle fiere, si viene da chiedere dove vanno, cosa vanno a fare, quali sono i risultati di questo loro impegno che dicono di profondere. Almeno si vedono le foto, sappiamo che ci sono stati agli stand, ma per visitare o per promuovere? Beh, indubbiamente il problema di Ischia è quello che è un'isola comunque abbastanza circoscritta, che abbia sei sindaci e non è che parla a favore nostro, perché sono sei voci che parlano in maniera non coordinate, ma ognuno parla un po' per il proprio orticello della singola zona dell'isola di Ischia. Poi negli ultimi anni ci siamo affiancati allo stand dell'ENI, ragion per cui ci siamo persi un po' in mezzo a tutto quello che riguarda il prodotto e l'offerta della nostra regione, e Ischia non si è messo in qualche maniera in evidenza. Diciamoci fondamentalmente che c'è una totale disorganizzazione da parte delle associazioni, da parte dei comuni, da parte della regione, da parte di tutti quelli che sono gli operatori turistici. Una fantomatica azienda di turismo.
chiamiamola solo fantomatica, giusto, certo, per dire. È inesistente. È un fantasma ormai, certo, da 30 anni. Ma vedi, Amedeo, noi purtroppo, devo dire purtroppo, anche se è stata una fortuna, ma noi abbiamo potuto godere per 30-40 anni di turismo senza dover aver fatto un minimo sforzo, perché i turisti sono arrivati da soli, nel senso che c'era il grande tour operator, c'era la persona che in qualche maniera aveva una grande agenzia e si è innamorata di Ischia e portava le persone, ma noi non abbiamo dovuto fare un minimo sforzo. Oggi che le cose sono ovviamente cambiate, perché il turismo si faccia in tutto il mondo, è cambiata la mentalità del turismo, oggi va avanti chi sa essere professionista del proprio lavoro. Noi non siamo più professionisti e, come giustamente dice il dottor Ortensio, ci vorrebbe la formazione, ma iniziando proprio dall'albergatore, dall'imprenditore, dal commerciante, deve riprendere a capire oggi che cosa chiede il turista. E a questo punto ringraziamo il dottor Ortensio Apa per la sua testimonianza, la sua sollecitazione. Speriamo che la prossima volta che tornerà possa trovare e sottolinearci qualcosa di positivo che ha girato pagina. Piacere tutto mio, cose positive ce ne sono sicuramente tantissime, insomma, una cosa importante che vorrei, un invito agli ischitani: siamo nella Magna Grecia, gli antichi greci erano molto ospitali, erano famosi per la loro capacità di ospitare e di accogliere, ecco, cerchiamo di ricordarci di essere discendenti degli antichi greci e quindi riprendiamo di nuovo questa tendenza all'ospitalità con la O maiuscola. Grazie ancora, grazie, ospite che va, ospite che viene, giriamo pagina, grazie al dottor Apa e vediamo chi arriva al posto accanto a Presutti. E dunque giriamo pagina velocemente, il tempo di cambiare veramente l'ospite, ed arriva una persona nota, Presutti, ai nostri teleschermi, per quante volte l'abbiamo ospitato nelle nostre trasmissioni, oggi in trasferta con noi al Solemar sui divani di Presutti, l'amico Lello Sgambati, vicepresidente di Confesercenti. Buonasera Lello. Buonasera a tutti. Allora, hai ascoltato un po' anche le sollecitazioni che venivano da APA, sono ragionamenti e cose che abbiamo più volte dibattuto e detto miliardi di volte forse. Vedi, ultimamente noi abbiamo fatto l'ultima trasmissione dove io ho partecipato e, come tu ben sai, il sottotitolo era "Che parlamo a fa sempre le stesse cose", perché purtroppo questo signore che ci ha illustrato diciamo il suo pensiero non ha fatto altro che dire quello che diciamo da 30 anni. Però comunque non prendiamo l'inizio di cambiare, di svoltare pagina, siamo sempre lì a discutere riunioni, contrariunioni, associazioni, amministrazioni, però alla fine non cambia niente. Allora, quando manca la volontà di cambiare, perché vedendo che la tendenza che abbiamo preso per quella che riguarda l'offerta che supera la domanda, ma di gran lunga, si va a finire nel paradosso che diceva dei numeri. Se avere tanti numeri e avere quantità e non qualità non ci premia. Ormai questa è una cosa che stiamo vedendo negli ultimi anni, per cui sarebbe il caso di prendere veramente una decisione per cambiare tendenze e fare più qualità e meno numeri. Non dico per salviamo il paese, però dobbiamo comunque incominciare a pensare in quello, perché con i numeri oggi sono importanti, però il rapporto di qualche anno fa, con 3 milioni e mezzo di presenza a Ischia, avevamo un fatturato che raddoppiava quello di oggi con 6 milioni e mezzo di persone. Questo ci deve far riflettere che sulla quantità il fatturato diminuisce, sulla qualità il fatturato aumenta, e questo è significativo. E se da questo punto di vista chi amministra in quest'isola, dove manca, per mio modo di vedere, ma non da oggi, una figura principale che sia l'assessora al turismo, e la politica forte che spinge verso gli altri enti superiori che sono decisionali per quello che riguarda poi le promozioni, le organizzazioni che noi non siamo capaci di fare da anni. Facciamo coordinamenti, facciamo riunioni, poi alla fine non abbiamo quella spinta politica che dovrebbe partire dal paese. Siamo arrivati a oggi che stiamo ancora a discutere, in settimana ci sarà un incontro con l'Eva Bus, ancora dei mezzi che abbiamo, lo dico in dialetto napoletano, scassati, che non so come camminano, per offrire un servizio
non di qualità in questo momento. Presutti, i commercianti, un po' forse di più rispetto agli albergatori, sono quelli che stanno sulla linea, no? E quindi hanno ben preciso il polso della situazione, cioè di quanta gente c'è, che tipo di gente c'è, se loro riescono a vendere qualcosa da quando alzano la saracinesca la mattina fino a quando la chiudono la sera. E negli anni abbiamo sempre più visto con Lelle e con i suoi colleghi che questa tendenza in negativo va sempre più peggiorando, cioè c'è tanta gente, ma tanta gente che non ha potere di spesa. Allora, il caro Lello è un amico, lo conosco da tantissimi anni e lui dalla parte sua, io dalla parte, diciamo, un po' degli albergatori, abbiamo cercato nelle varie assemblee delle nostre associazioni di realizzare e di fare qualche cambiamento. È sempre naufragato perché purtroppo noi non abbiamo la mentalità dell'associativismo, siamo tutti dei bravi individualisti, definiamoci così. Io quello che ritengo comunque che questi sforzi che ha fatto Lello e che abbiamo fatto un po' in tanti è la medicina che comunque non era quella che ha potuto curare il malato che è l'isola di Ischia. E credo che dobbiamo cambiare. Cambiare in che senso? Dobbiamo diventare un po' più energici, dobbiamo essere di nuovo disposti a metterci in gioco e di prendere il coraggio per affrontare queste situazioni di petto. Lo so che non è facile. Io, per quello che riguarda la mia persona, mi sono messo in gioco proprio per questo. Non mi sono iscritto né in un partito né in un'associazione, ma ho creato un movimento. È un movimento che deve essere un movimento un po' diverso, forse, e spero, di quelli che c'erano fino adesso. E chiaramente faccio un po' da promotore e diciamo che per chi ha un po' seguito quello che ho fatto anche negli ultimi giorni, parlo dell'ultima cosa di stamattina, ho scritto una email al dottor D'Amore, ho scritto una email abbastanza forte, perché dopo la riunione di ieri, che ha portato, esatto, che ha portato a nulla di fatto, si è parlato giusto di del loro obbligo di pagare i lavoratori di Villa Mercede, ma questo è il minimo perché è un loro dovere, ma di tutto il resto si è visto solamente un disinteresse della sopravvivenza di Villa Mercede. Si parla di dequalificarli, diciamo, si sta parlando della lenta chiusura di Villa Mercede. Allora, io ho scritto questa lettera che ognuno può leggere su internet, andando su Facebook, lo potrei anche leggere, ma non abbiamo lo spazio questo. E io mi sono anche permesso, ma non per minacciarlo, ma per dire quello che lui ha fatto, quello che lui si è permesso anche a dire nell'occasione dell'incontro dei 100 anni del termalismo della Federterme, dove lui si è permesso a dire che da che c'è lui, al di fuori che il Rizzoli è diventato il fiore all'occhiello, si è permesso anche di diffamare la mia azienda dicendo che io ho avuto una chiusura da un controllo dell'ASI. Allora, ragione per cui io ho detto anche a lui che io mi riservo anche di denunciarlo per quello che lui abbia detto, perché una diffamazione del genere è di una gravità. Inoltre lui ha completamente bloccato tutta la possibilità di poter comunicare con lui, con il mio movimento. Questo dimostra la debolezza del dottor D'Amore. Il dottor D'Amore è una persona che non ha le palle, perché è una persona che ha il coraggio di chiudere un'azienda per Ischia vitale e di mandare persone in mezzo alla strada in tempi dove non dobbiamo procurare disoccupazione, ma dobbiamo creare occupazione, per un fattore di vitale importanza per gli isolani, è un vigliacco. Lei è un vigliacco, dottor Ramore, per mille motivi, perché lei è andato a dire delle bugie quando c'era l'incontro, ha tagliato la possibilità di poter comunicare, e io comunico tramite la voce dei isolani, vuole chiudere Villa Mercede, declassificarla, ed è quella la sua bravura. Allora le dico, se questo è il suo lavoro come direttore generale dell'AS, faccia tanto il suo mandato tra poco scade, si dimetta e faccia mettere una persona che abbia interesse per la salute delle persone, perché il suo lavoro è quello di garantire la salute. Ecco, questo è un punto che io, e non mi fermerò qua, la mia battaglia per Villa Mercede continuerà
finché avrò la soddisfazione che resterà aperta, che funzionerà il servizio diurno, che non sarà licenziato nessuno a Villa Mercede, che verrà dato un bando per poter gestire noi isolani Villa Mercede, e dimostrerò che Villa Mercede potrà rendere. Io nel frattempo mi sono anche informato di quante persone negli ultimi 10 anni hanno fatto richieste di ricovere a Villa Mercede o di avere un'assistenza diurna, che per questioni burocratiche, per liste di attesa e tutto, le è stato negato una possibilità di poter accedere a Villa Mercede. Ragione per cui la richiesta c'è, il lavoro c'è, c'è qualcuno sotto che non ha interesse che Villa Mercede sopravvive. Ma io, anche se lo devo mettere dal portafoglio mio, farò causa a tutte le persone che oggi cercano di chiudere Villa Mercede. E qua chiudiamo il discorso Villa Mercede e andiamo, visto che abbiamo questo carissimo ospite, parliamo del problema dell'isola di Ischia, che non è solo Villa Mercede, che ovviamente è importante, come è importante il problema del fatto dell'imbarco delle ambulanze, che un sindaco si è preso il coraggio, uno, e non è ischitano, a fare un decreto dove ha detto: per me le ammalati vanno imbarcati. Noi ne abbiamo 6 che non hanno le palle. Allora come vogliamo giocare questa partita senza palle? Allora io le palle l'avrei, la firma lo metterei io, perché per me un sindaco deve tutelare la salute dei cittadini. Ma voglio fare una domanda, farò proprio vicino al microfono, perché bene che mi si vede e mi si sente bene. Ma se malauguratamente, non faccio il nome, uno dei comandanti, il proprio figlio magari che vive a Ischia, ha bisogno urgentemente di andare a Napoli, o un figlio di un sindaco ha bisogno, o la moglie, urgentemente andare a Napoli, perché rischierebbe altrimenti di morire, sarà imbarcato o no? Io sono convinto di sì, perché quelli di nascosto li imbarcano. Allora, cari sindaci, oggi fate quello che ha fatto il sindaco di Capri. Siete in 6, così vi dividete la responsabilità. Mettete la firma e togliamo il problema. E la cara amica Rosa Iacono possa finalmente svolgere il suo lavoro in maniera serena. Mettete la firma, se non lo mettete, dimettetevi. Dimissioni in massa, avete meno quel coraggio. Se non avete il coraggio di firmare una carta per la nostra salute e quello dei nostri turisti, ve ne dovete andare, l'avete capito? Perché non avete le palle, e noi abbiamo bisogno di 6 sindaci che abbiano le palle, e se non le avete le palle ve ne dovete andare. E adesso affrontiamo le altre problematiche. Ecco, abbiamo parlato del servizio dei pullman, ma è possibile che non lo possiamo gestire noi? Devono venire da fuori a gestire un servizio pessimo. Ma non è accettabile. Se vogliamo fare turismo, allora a me mi stanno scrivendo continuamente persone con i loro problemi, mi attaccano anche. Ma io che cosa voglio? Io non ho propri interessi personali per fare carriera, perché ho 57 anni e non ne ho bisogno. Voglio che cambia Ischia, e Ischia lo possiamo cambiare solo se capiamo finalmente che dobbiamo prendere in mano noi cittadini l'isola, già che abbiamo 6 sindaci che non rispondono al telefono, che non fanno un fico secco dalla mattina alla sera, perché io vorrei capire, ogni sindaco che tiene 8.000, 10.000, 12.000 abitanti, con i suoi vice sindaci, i consiglieri, assessore, tutto l'entourage che sta là, ma che cosa fate dalla mattina alla sera? Io mi faccio un sederino così qua nell'albergo, perché io c'ho da lavorare, ma voi che fate? Non rispondete neanche al telefono. Allora, Del Deo, Enzo Ferrandino, ma mo mi scoccio pure di nominarvi tutti quanti, tanto sappiamo i vostri nomi. Fate i sindaci, dimostrate di meritare il voto che avete avuto, avete fatto tutti un bellissimo programma. Adesso è l'ultimo, il sindaco di Casamicciola. Lo voglio vedere che cosa fa per i terremotati, voglio vedere che fa per il problema di Casamicciola. O vuole solo festeggiare e mangiarsi i soldi che paghiamo noi? Io non ho paura di voi, ve lo dico, io vi romperò le scatole da oggi in poi, ve lo romperò sempre. Perché io, a differenza di quello che ha fatto Lello e che abbiamo fatto nel passato, io sarò il rompipalle dei comuni di quest'isola, sindaco per sindaco. Io vi voglio essere d'amico, vi voglio essere a fianco e aiutarvi, ma se vi vedo continuare a fregarvene, se vi comunico, ci sono strade rotte, ci sono buche, c'è il rischio che un cittadino possa morire per colpa vostra, io non ci sto.
Non voglio che muoiano a Ischia. Voglio che i servizi funzionano, che le strade sono a posto, che dovete fare il vostro dovere, che devono scomparire le spazzature e che deve essere fatto ordine sull'isola. Sono un investitore, un imprenditore come tanti altri. E voglio che quest'isola ridiventa un'isola che sia la perla del Golfo di Napoli. Questo è il mio pensiero. Ripasso la palla a Lello perché non voglio parlare solo io, ma anche il commercio, che effettivamente oggi è la categoria che rischia di chiudere. E se chiude il commercio, se chiudono i negozi, possiamo chiudere effettivamente l'isola di Ischia. Sgambati, obiettivamente l'appello accorato di una persona che la mattina, ecco, ha un'impresa da portare avanti e si rende conto di quanto tutto il resto poi attorno frana e fa fatica anche a mantenere bello e in piedi il suo, che resta una cattedrale nel deserto se tutto intorno c'è sconquasso, le buche, la spazzatura, se, è la situazione che conosciamo benissimo perché ce la siamo raccontati per anni, anni ed anni. Giustamente osservo con, come dire, con dispiacere lo sfogo di Aldo, che conosco da una vita, perché giustamente sta dicendo la verità, e la verità purtroppo fa male, nessuno la vuole ascoltare, e purtroppo il suo sfogo mi fa piacere da un punto di vista, però come dire, mi auguro che queste parole di Aldo abbiano un seguito domani, perché cambi qualche cosa. Però io aspetto sempre, il coraggio che ha avuto lui a dire queste cose, mi aspetto che lo facciano tutti. Purtroppo qua abbiamo, diciamo, un retroscena di dire le cose ma non farsi vedere, cioè nessuno ci mette la faccia, la faccia ce la mettiamo in pochi. Da e diciamocelo momento. Francamente, Lello, noi ci conosciamo da tempo, anche tu molte volte per aver adottato e affrontato determinate battaglie ti sei ritrovato da solo contro tutti e anche con qualcuno che probabilmente, voglio dire, ti vede di malocchio perché dice che è arrivato quello che vuole mettere i puntini sulle i e quindi ti guardano male, ti guardano con sospetto. Il problema è che qua nessuno vuole sentire le cose che non vanno, per cui in molte occasioni magari le persone come me, come Aldo, non vengono invitate perché dall'altra parte danno fastidio. Vogliono solo persone che al fianco gli dicono che le cose vanno bene, cioè nascondendo la realtà, che poi la realtà sta sotto gli occhi di tutti. Io ho bisogno che faccio anche un plauso ad Aldo, già confermando che sono anni che sta cercando di allungare la stagione turistica, e questo è un grosso sforzo per un albergatore, specialmente nei mesi invernali, laddove noi abbiamo tutte le possibilità di poterlo fare. Si intende che non lo possono fare tutti d'inverno, però facendo una turnazione si potrebbe anche arrivare a quello. Però a questo ritorno indietro sul discorso iniziale: senza un'organizzazione e una programmazione non possiamo fare niente. Cioè qua oggi ci stiamo riducendo a fare le feste paesane settimana per settimana, pensando che queste cose risolvono il problema del commercio. Il commercio, specialmente quello che non riguarda il food, ma quello che riguarda il commercio classico, oggi a Ischia è fallimentare, perché le attività sono in affanno, ma sono in affanno sempre sul discorso della qualità e non della quantità, perché la quantità non porta niente alla fine, è la qualità che porta benessere, e questo purtroppo a Ischia non si capisce, perché l'offerta che c'è a Ischia di quelle che sono le camere in generale di B&B, che oggi non si riesce a capire, di case, queste qui, è di gran lunga a quello che poi è la domanda. Allora si pesca nel torbido, cioè si brutta la rete e chi pesca pesca, senza avere un'organizzazione. Cioè che l'organizzazione, oltretutto, per quello che riguarda le nostre categorie, sia con gli albergatori sia con i commercianti, fare sistema, fare rete per cercare di non abbassare il livello del prezzo, ma bensì di tenerlo a un certo livello. Se poi invece, sempre riguardando il libero mercato, oggi ognuno può fare quello che vuole, ed ecco che oggi siamo arrivati a questo. Per cui io mi auguro che ci sia veramente una presa di coscienza e pensare di cambiare un attimino rotta, perché su questa rotta ormai sono anni che si va sempre peggio e non penso che si andrà molto lontano. Abbiamo parlato prima di trasporti, di autobus. Voi tra giorni reincontrerete con il coordinamento di cui fanno parte anche i sindaci
i vertici dell'EAB che saranno ad Ischia, chissà per raccontare quale poesia questa volta, perché sappiamo già che purtroppo di autobus nuovi all'orizzonte mi pare di capire non ce ne sono, quindi dobbiamo fare i conti con questi quattro errotti e scassati, come dicevamo prima, sono in circolazione, che si rompono strada facendo. Io voglio raccontare una piccola storia, perché sono anni che come questo coordinamento si è mosso per andare a sollecitare la regione riguardo ai trasporti. Purtroppo in più occasioni ci è stato risposto che se manca la politica non possiamo fare niente, contiamo ma contiamo poco. Siamo riusciti a mettere sotto lo stesso cappello anche gli amministratori, avendo oggi un delegato da parte degli amministratori che è rappresentativo in regione. E questa sarà la prima riunione dove avremo questo rappresentante dei sindaci che ha un potere decisionale, qualche cosa potrà cambiare. Però io voglio tornare alla storiella di qualche anno fa. Noi diversi anni fa avevamo la SEPSA, se tu ti ricordi, e a Ischia tantissimi clienti, ospiti, si meravigliavano del sistema che funzionava una meraviglia. Da che è stato accorpato con la regione Campania, il servizio a Ischia è andato a finire. Faccio presente una cosa che a me dirò giovedì quando ci sarà questo incontro, che io sono napoletano, frequento Napoli per lavoro, prendo l'autobus, prendo il tram, prendo la metropolitana, faccio il ticket, io vedo a Napoli su 10 due fanno il ticket, ed è quello lo sbaglio, perché questo è stato riferito in regione già con l'amministrazione precedente, che c'erano quasi 44 milioni di evasioni, ed ecco che il sistema fallisce. La stessa cosa sta avvenendo un po' a Ischia, ma non per fare un discorso di discriminazione per quello che riguarda, diciamo, non gli italiani o gli ischitani, ma riguardando, diciamo, delle persone che con i bagagli che vanno a vendere, diciamo, torno, io sto facendo una battaglia in questi giorni, io Franco Pezzullo, siamo l'unica categoria che stiamo denunciando queste cose per quanto riguarda questi venditori abusivi, questa accottaggia, come si dice, cioè chiedere soldi alla gente nelle entrate degli alberghi, si mettono là fuori e così, salgono e scendono dagli autobus insieme anche a altre persone che non sono, diciamo, dell'Europa, senza voler fare discriminazione, che oltretutto qualcuno gli fa pure la cortesia di fermarsi fuori delle fermate per raccoglierlo lì, senza pagare il biglietto. Qua il biglietto lo dobbiamo pagare noi, i nostri figli, e magari si devono prendere pure qualche cazziata, perché magari non hanno potuto fare il biglietto perché la salumeria che vende il biglietto era chiusa, automaticamente lo fanno a bordo e pagano 2 euro. Però queste persone che salgono e girano l'isola, non è che dicono fanno quella fermata e basta, certo. Girano l'isola la mattina alla sera con bagagli oltretutto a bordo di un pullman, riempiono uno spazio, non è differente, non sanno cosa significa pagare il biglietto. Adesso veniamo però ad Aldo Presutti, visto che siamo addirittura d'arrivo del nostro spazio, ha creato questo movimento, va avanti da mesi ormai, su Facebook si è allargato, scrive, va a fare le sue dirette, ha detto la sua, qualcuno gli chiude la porta in faccia, nulla di non chiaro, di non noto, di non conosciuto. Secondo te, dal tuo punto di vista, della categoria che rappresenti, della forza sindacale che rappresenti, è un movimento che può avere futuro, è un movimento che può aiutarci a fare qualcosa di concreto rispetto a, diciamoci pure la verità, non siamo riusciti a farlo noi altri fino ad ora, e quel valore aggiunto lo stavamo aspettando? Io credo che qualsiasi cosa vada nell'indirizzo di migliorare il paese è sempre un fatto positivo, questo è a prescindere. Voglio solo, ma non perché da pessimista, perché ascolto il buono e il cattivo, perché bisogna ascoltare l'uno e l'altro, però per l'esperienza avuta nella mia vita, cioè qualche anno in più di Aldo, dove ci sono state fatte delle cose che dovevano avere uno slancio, poi facendo questo cammino si sono perse per la strada, e parlo di anni dove c'è stata una scossa politica in Italia, dove diciamo dopo Tangentopoli sono nate le liste civiche con tanti buoni intenti, persone illustri che sono entrate in queste liste civiche che volevano cambiare qualche cosa,
però alla fine vediamo che i poteri forti di quelle che è la vecchia politica ancora oggi nel sistema che è incancrenito, ancora oggi che vediamo in Italia forse due partiti che nessuno condivide perché vogliono cambiare le cose e non gliele fanno cambiare. La stessa cosa succede nei comuni, nelle regioni e nel governo, per cui al di là di quello che sia positivo il discorso di Aldo, io la mia preoccupazione è che davanti abbiamo dei muri di gomma, cioè che ancora oggi sono prevalenti perché sono l'ombra che governa ancora l'Italia, ma se non governa anche il mondo da questo punto di vista, perché esiste ancora oggi il voto di scambio, cioè noi non abbiamo la libertà, dico molti, non abbiamo la libertà di avere la nostra idea e di poterla esprimere liberamente, perché altrimenti veniamo tacciati, quelle di destra, quelle di sinistra. Scusate, io voglio che le cose funzionino, mo posso essere Pasquale o mi posso chiamare Andoni, a me è importante che funzioni. Mo, se la fa Pasquale sono contento, se la fa Nicola sono contento, se la fa Sapere sono contento. Non mi interessa tanto il discorso del colore politico, mi interessa solo semplicemente che le cose si fanno e vanno nella direzione che funzionano, punto. Presutti, allora in conclusione cosa traiamo da questa nostra chiacchierata di questa settimana? Una difficoltà dei commercianti che conoscevamo già, che cosa possiamo fare insieme, movimento e commercianti, per poter risollevare quel tipo di settore? Allora io rispondo a Lello sulla domanda che hai fatto tu a lui, che evoluzione può avere il mio movimento? Io credo di avere un vantaggio a differenza forse di tanti che ci hanno provato nel passato, e che sono i tempi che stiamo vivendo adesso. Diciamo, noi siamo arrivati al capolinea, siamo al precipizio, cioè adesso il discorso è questo, ancora un passo e andiamo a finire giù. Fino a qualche anno fa abbiamo potuto vivere ancora o vivacchiare con un po' di risorse, oggi queste risorse si sono esauriti e siamo arrivati al tempo limite. Time out, come si vuol dire. Allora, due sono le cose: o andiamo a precipitare o ritorniamo indietro e recuperiamo il tempo perso e ricostruiamo tutto. Quello che voglio dire, io non sarò sicuramente più bravo degli altri, però c'ho una cosa, forse perché sono nato in Germania, ho una testa molto dura, e più che le persone mi vanno contro e più che io trovo la sfida e più io mi carico, più le persone mi vogliono attaccare e più io mi sento stimolato. Allora, già che io penso che quello che io faccio è per il bene comune, prima o poi si accenderà la lampadina a tutti i isolani e diranno: ragazzi, o lo seguiamo quello che ci consiglia Presutti e chi sta intorno a Presutti, perché non ci sono solo io, o effettivamente qui abbiamo finito a fare. Senti Aldo, ma non è che noi invece isolani, come siamo gelosi delle nostre cose, poiché le fa un altro, cioè Presutti, non sono buone a prescindere, cioè siccome le fa Presutti vanno attaccate, vanno annullate solo perché le fa un altro diverso da noi, non l'abbiamo fatto noi, quindi non è buona quella cosa. Ma io questo già l'ho vissuto nelle associazioni, quando ho fatto il tesoriere per, all'epoca per la Federturismo della sezione di Ischia. Appena che in qualche maniera qualcuno aveva l'idea o si metteva in prima linea, veniva boicottato. La mia fortuna è questa, ci vivo anch'io da ormai oltre 36 anni sull'isola, conosco gli isolani, conosco gli albergatori, conosco un po' tutte le persone, ragione per cui, come si vuol dire, sono vaccinato. Ma essendo che io vado avanti comunque, e quando io vedo delle persone che sui social mi attaccano, fanno questo, non le rispondo neanche, le taglio come ho sempre fatto, le cancello e vado avanti. Io vado avanti per la mia strada. Se l'ischitano mi vuole seguire, bene. Quello che voglio concludere sul mio movimento, magari alla fine io non esco vincitore, ma di sicuro l'isola di Ischia perde. Bene, noi ci auguriamo invece di portare un'onda positiva con tutte queste nostre chiacchierate che continueremo a fare per l'estate, martedì dopo martedì, con un salotto aperto come abbiamo fatto oggi inaugurando con ospiti. Ringraziamo l'amico Sgambati,
e prima di lui il dottor Ortensio, che abbiamo ospitato in questa nostra chiacchierata. Martedì prossimo chissà chi ci sarà, perché il nostro Aldo ci riserva sempre delle sorprese. Noi di sicuro, io e lui, saremo qui al centro, poi vedremo chi arricchirà la nostra chiacchierata. Ci vediamo martedì, allora grazie. Va benissimo, buona serata a tutti. Arrivederci.